Buongiorno a tutti gli amici. Abbiamo dato il là alle nostre conversazioni private, domandandoci in questi giorni quale dovesse essere o potesse essere un argomento su cui concentrare l'attenzione. Abbiamo pensato che, andando forse un pochino controcorrente, che ricordare nell'anniversario della sua scomparsa un personaggio poco noto alle grandi masse, al grande pubblico, quale Dorothy Day, una figura straordinaria, morta appunto nel 1980, nata nel 1897, quindi una figura a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, potesse essere una cosa interessante, stimolante. E allora ho chiesto alla mia amica Caterina Ceriello, Suor Caterina Ceriello, che ha scritto un interessante saggio qualche anno fa, lo si vede, si vede la copertina dietro le mie spalle, qui sulla destra, Caterina Ceriello, e con lei vorrei affrontare questa discussione, vorrei vedere come oggi questo personaggio può incidere sulla nostra coscienza pubblica, quale messaggio può ancora lanciare, quale entusiasmo può suscitare, soprattutto tra i più giovani, lo vedremo. Svolgeremo questa discussione avendo tuttavia un video che manderemo dopo il primo colloquio con Caterina, nel quale Alberto Guasco svolge per 15 minuti, quindi sarà una ricognizione molto ampia, tutta intera la nostra discussione durerà un'ora, e Guasco ci parlerà di Dorothy Day, farà una illustrazione della sua esperienza, della sua vita, e quindi avremo modo di acquisire in modo stabile, in modo chiaro, in modo organico il quadro biografico che riguarda questa figura straordinaria di donna. Caterina, buongiorno. Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti, buongiorno a Don Gennaro che è da tempo non ci vediamo. Buongiorno a tutti, grazie per questa bellissima iniziativa, grazie veramente. Io vorrei chiederti, prima di passare al video, come mai tu hai scritto un libro su Dorothy Day? Come mai? Qual è stata la suggestione, il motivo? Dunque, questo libro nasce da una tesi di licenza in spiritualità, personaggio che mi fu indicato dall'allora mia professoressa Donna Ossuto, che conoscerete tutti. E da lì, da questa tesi, poi è venuto fuori il libro perché il personaggio mi ha affascinato praticamente. Mi sono innamorata di questa donna particolare, perché è veramente particolare. Bene, bene. Allora, Quindi se poi lo spiegherai bene, ovviamente ci sarà tra di noi, con soprattutto gli amici che interverranno, perché abbiamo due prenotazioni, diciamo, una doppia presenza, quella del mio amico Antonello Assogna della Fondazione Ezio Tarantelli della CISL, e che ringrazio e saluto, ovviamente. Ciao Antonello. E poi anche egli amico carissimo, il segretario generale dell'Istituto internazionale Jacques Maritain, il professor Gennaro Curcio. Quindi a questo punto, se gli amici della regia, Davide Tesoriere e Nicola Lori, a cui va anche a loro il ringraziamento mio e degli altri amici di questo incontro, se loro sono d'accordo, possiamo mandare. Usiamo questo gergo televisivo, possiamo mandare in onda il video di Alberto Guasco. Poi vedrete dai titoli che è un video che ha una storia, ha una sua matrice, e citeremo poi alla fine del video gli autori e la fondazione che lo ha reso possibile. Grazie. Thank you.
radicale e una criptocomunista per il lungamente direttore dell'FBI J. Edgar Hoover e una sorella ad honorem delle missionarie della carità per Madre Teresa di Calcutta. Una mezza pazza per una buona fetta del cattolicesimo americano e non solo, e una mezza profetessa per più di un pontefice. Chi è stata Dorothy Day, anarchica di Dio, nata a New York l'8 di novembre del 1897 e scomparsa nella stessa città il 29 di novembre del 1980? La si potrebbe definire in molti modi, forse il modo migliore di parlare dei suoi anni della formazione lo utilizza lei stessa all'interno della sua autobiografia, The Long Loneliness, una lunga solitudine, pubblicata per la prima volta nel 1959, in cui, ripensando a quei primi 30 anni di vita, si descrive come una ragazza e poi una donna che seguiva i tumulti e i desideri del cuore, facendo sempre ciò che voleva o ciò che i desideri mi imponevano di fare, con l'impressione costante di finire fuori strada. In effetti, chi ne osservi la biografia giovanile avrà l'impressione di trovarsi davanti a una sorta di trottola che rimbalza da una città all'altra, da New York a Chicago, a New Orleans, per tornare a New York, rimbalza da un giornale socialista a un altro, prima The Call, poi The Masses, poi The Liberator, perché Dorothy Day ha scelto fin da giovanissima di battersi e di farlo attraverso lo strumento principe della carta stampata per i diritti degli operai e soprattutto per i diritti delle masse più povere. E poi rimbalza un'esperienza all'altra, ad esempio nel 1917 a Washington, questa volta viene arrestata quale suffragista per aver partecipato a una dimostrazione e domandava la richiesta, portava con sé la richiesta del suffragio femminile. E arrestata finisce in carcere, ed è esattamente in carcere che fa un'esperienza che poi nel prosieguo della sua vita si rivelerà fondamentale e anche per strutturare le sue posizioni successive, ovvero sia l'incontro con il testo biblico. Scrive sempre nella sua autobiografia la Day, ricordando quei momenti: mi attaccavo alle parole consolatrici della Bibbia, eppure mentre leggevo il mio orgoglio lottava, non volevo andare a Dio nella sconfitta e nel dolore e non volevo dipendere da Lui. E poi in effetti la Day passa attraverso ancora altre esperienze, ad esempio tra il 1918 e il 1919, quando il paese è ancora in guerra e poi si mobilita, e soprattutto per il mondo corre quella grande pandemia proveniente probabilmente dagli stessi Stati Uniti che risponde al nome di influenza spagnola. Dorothy Day è infermiera presso il Kings County Hospital di Brooklyn, quartiere di cui è originaria, è un'esperienza che la segna da vicino, in cui ricorda che ogni sera c'erano corpi da avvolgere in lenzuola e da trasportare all'obitorio. E poi soprattutto nei ruggenti anni venti, poi non ruggiscono per tutti, basti ricordare la notissima vicenda degli anarchici italiani Sacco e Vanzetti, finiti da innocenti sulla sedia elettrica, per una costellazione di motivi che ora non ricordiamo. La Day passa attraverso da una relazione all'altra, ha un'esperienza che avrebbe descritto come traumatica, quella di un aborto, fino a trovare una relazione più stabile e nel 1927 avere la sua prima e unica figlia, Tamar Teresa. E tuttavia si delinea già qui una seconda svolta nella sua vita, ovvero sia sceglie Dorothy Day di far battezzare sua figlia, sceglie di battezzarsi lei stessa. E l'atto che sancisce la conversione della Day al cattolicesimo e la immette in un nuovo percorso di ricerca politico e sociale, un percorso di ricerca che tenta di mettere insieme da un lato quel suo sentire Dio, se la vogliamo dire in questo modo o se la vogliamo prendere negli stessi termini in cui lo dice la Day, e dall'altra quell'importanza per i valori sociali nei quali ha sempre creduto. Arrivano subito gli anni della crisi del 1929, arrivano gli anni della borsa, della grande depressione,
E in questi anni Dorothy Day fa l'incontro di Filippo, l'anno del 1932, la città di Arrigo, la persona che pensa è Peter Morgan, una sorta di figura molto strana, un uomo celibe, un laico dai tratti francescani, che ha come sogno quello di stabilire una, o di rinnovare la società, innestando in una sorta di semenza evangelica tratta per l'appunto dai Vangeli, e di farlo, ecco il punto, attraverso un giornale. E qui che si verifica un incontro decisivo e detto fatto dalla loro collaborazione, il primo di maggio, data significativa, del 1933, ecco distribuita la prima copia del mensile The Catholic Worker, stampato all'inizio in 2500 copie e venduto al costo di un penny, perché, dice la Day, era così a buon mercato che chiunque avrebbe potuto permettersi di comprarlo. E nel dicembre però dello stesso anno, dico lo stesso 1933, chiunque sono ormai 100.000 persone. E affascinate, conquistate da quelle 8 pagine in totale controtendenza rispetto allo spirito dei tempi. Sì, accanto ai sindacati, ma ancor più accanto ai senza tetto. Un mensile radicale, ma un mensile religioso. E un mensile religioso è negli anni 30 una posizione da far sobbalzare dalla sedia, dunque pacifista. Peraltro, in quello stesso inverno, il giornale diventa qualche cosa di più, quando chi non sa che cosa mangiare o dove dormire comincia a bussare alla casa della Day a Staten Island o a quella degli altri redattori del giornale, mettendo effettivamente alla prova la realtà del loro sentire religioso, politico e sociale. Ed è così che nasce il Catholic Worker Movement, che non sono altro che piccoli nuclei di persone che si fanno punti di riferimento per quelli che la Day chiama ambasciatori di Dio, ovvero sia i poveri, i senza tetto, gli immigrati che affollano le strade delle metropoli americane negli anni della grande crisi e poi del New Deal. Ecco, tutta questo movimento nel 1900 cresce, nel 1936 si contano già più di 30 case, o se le vogliamo chiamare così, case famiglia, case dell'ospitalità, che accolgono tutti coloro che ne hanno bisogno. Se è solo questo passi, il problema è che non è solo questo. Le posizioni pacifiste della Day e del suo giornale negli anni 30, in modo particolare verso la fine degli anni 30, cominciano a essere fonte di guai. Perché? Perché finché il Catholic Worker non sostiene le posizioni del finto cattolico Francisco Franco o del vero antisemita Adolf Hitler, passi. Ma quando, dopo Pearl Harbor, gli Stati Uniti entrano in guerra e i giovani americani partono per il fronte, le cose cambiano. E dato che non cambiano per la Day, la cui linea pacifista resta assolutamente tale, scrive lei, in quegli anni l'opposizione alla guerra non ha niente a che fare con la solidarietà per i nemici dell'America. Tra il 1941 e il 1945 fioccano le accuse di anti-americanismo. E non solo quello, perché non la Day in prima persona, ma i giovani che le sono vicine, le persone che sono al giornale o che vi si ispirano, pagano di persona la loro posizione, o finiscono in galera, o finiscono nei campi di lavoro rurale, oppure anche prestano servizio militare come medici disarmati. Nel secondo dopoguerra, in un contesto ovviamente mutato e in mutazione, il contesto della guerra fredda anche non è immobile, possiamo passare dagli anni del maccartismo negli Stati Uniti a più avanti, il pacifismo non violento della Day non cessa di abitare tutte le dinamiche sociali, politiche e anche militari che segnano la storia del suo paese e non solo. Avviene ad esempio già negli anni 50, per l'appunto negli anni del nascente movimento per i diritti civili dei neri, quando Dorothy Day visita alcuni stati del sud e rischia la testa a causa di alcuni colpi di fucile sparati da alcuni incappucciati del Ku Klux Klan. Ma avviene soprattutto sulla questione per eccellenza della guerra fredda, ovvero sia la questione nucleare.
dalla metà degli anni 50 in avanti, in nome del loro sentire religioso, in nome della loro fede, la Day e gli altri redattori del Catholic Worker rifiutano di partecipare alle annuali esercitazioni di difesa civile dello Stato, che peraltro in New York si prolungano fino al 1961, guadagnando, in base a questa non violenza di principio e effettiva, guadagnandone arresti a ripetizione. E peraltro proprio su questo tema la Day trova fecondi terreni di incontro, ancora una volta religiosi e politici, e poi anche si spostano su altri terreni, trova un terreno di incontro con un'altra figura di primo piano del pacifismo cattolico, ma non solo, americano, come Thomas Merton, e che nell'ottobre del 1961 firma proprio per il Catholic Worker uno dei suoi articoli più famosi e uno degli articoli pacifisti più famosi che siano mai stati scritti, ovvero sia The Root of War is Fear, la radice della guerra è la paura, posizione largamente condivisa e addirittura ispirata anche in parte dalla Day. Ed è una consonanza che poi non può che rafforzarsi negli anni seguenti, sia nel 1962 della crisi dei missili cubani, che porta il mondo on the brink, sull'orlo del baratro della guerra nucleare, tra l'altro Cuba che è stata visitata l'anno precedente dalla Day stessa, che su Catholic Worker ha scritto corrispondenze notevoli da questo punto di vista, oppure siano gli anni dell'escalation militare in Vietnam, anni in cui molti redattori del Catholic Worker pagano ancora una volta con gli arresti in quantità le loro posizioni di disobbedienza civile. Anche Dorothy Day verrà arrestata più volte, l'ultima delle quali nel 1973. Oggi cosa resta di Dorothy Day, per concludere? A lungo considerata una sorta di santino dell'azione sociale o icona femminista, oppure anche obbligata all'interno dello stesso mondo cattolico, resta da un primo luogo la sua riflessione politico-sociale. Chiunque può accedere ai documenti e alle carte della Day, conservati presso la Marquette University, che tra l'altro mette a disposizione online tutta la collezione del Catholic Worker, può da un punto di vista sociale ancora osservare la vitalità di quelle case, di quel Catholic Worker Movement sorto intorno agli anni del 1933, di cui abbiamo parlato prima, ma poi può osservare ancora uno stile, quello della Day, che è sempre possibile, anche se oggigiorno sembra provenire da un mondo che non c'è più, sembra essere scritto da un'aliena. E una citazione conclusiva ne può rendere effettivamente la sostanza. Scrivere è un atto comunitario, è una lettera, è un confortare, un consolare, un aiutare, un consigliare, che chiede consiglio. È una parte del nostro umano vivere insieme, è l'espressione del nostro amore e della nostra preoccupazione gli uni per gli altri. Eccoci, torniamo dunque nella nostra discussione in diretta e ringraziamo ancora l'Istituto Salvemini che ha dato vita a questo bel video racconto, a questa lezione del professor Alberto Guasco. Vi invito a rivederlo su YouTube, troverete l'elenco dei collaboratori del professor Guasco che hanno contribuito appunto alla realizzazione di tutta la vicenda biografica di Dorothy Day. Allora direi adesso di ritornare in diretta appunto con il confronto previsto con Suor Caterina Ciriello. Io partirei però da un aspetto che forse ci intriga di più, almeno questo vale per me. La Dorothy Day ha un suo reale momento di confronto con la realtà che la circonda negli anni della grande crisi del 29. È lì che matura la sua più diretta
idea di come gli uomini, le donne, noi tutti dobbiamo essere nel mondo, dobbiamo vivere la sofferenza degli altri, il dramma della società, è nel confronto con la povertà, con la miseria, con i drammi di quella crisi che esce fuori il pensiero e la figura di Dorothy Day. Ecco, noi stiamo vivendo una crisi per la pandemia che genera difficoltà enormi sul piano politico, che permettono, credo, di proprio disegnare un ponte tra noi e l'esperienza di Dorothy Day. Che ne pensi, Caterina? Ma io sono perfettamente d'accordo, anche se mentre riflettevo in questi giorni, perché comunque è una persona che è sempre nella mia mente, no? Per tanti aspetti, mi veniva la parola che ha detto il professor Guasco, cioè aliena. Comunque è un personaggio eccezionale, che veramente ci può aiutare tanto in questo periodo, ma non so fino a che punto oggi qualcuno potrebbe diciamo accettare questo suo modo di fare, non tanto il pacifismo quanto questo forte impegno sociale per i poveri, perché non sto dicendo delle cose dell'altro mondo. Papa Francesco ha scritto questa ultima enciclica che secondo me in molte cose sposa l'ideale di Dorothy Day. Però mi viene da pensare che non siamo così pronti e preparati per oggi, per camminare su questo ponte che ci collega con Dorothy Day. Cioè, io vedo che la pandemia, invece di farci più solidali, non è una visione pessimistica, sono constatazioni, ci ha fatto un pochino più egoisti. E allora forse proprio dovremmo passare, no? Per questo ponte e essere veri e autentici discepoli di Dorothy Day, ma soprattutto di Cristo, no? Perché Dorothy Day è una donna che ha vissuto il Vangelo radicalmente. Questo è il punto che va messo in luce. Una ecco, radicale del Vangelo. Ecco, Caterina, vorrei ricordare a questo riguardo che quando Papa Francesco fece il suo importantissimo viaggio, andò a Cuba e poi negli Stati Uniti, al congresso, Parlamento, insomma, di Washington, fece un discorso molto impegnativo e in quel contesto citò quattro personaggi, quattro figure illustri. Due sono personaggi della vita pubblica americana conosciutissimi. Uno, il presidente Abramo Lincoln, fu il primo che Papa Francesco volle citare, perché lo definì come il politico che aveva posto i diritti civili al centro della sua azione. Martin Luther King, che per altri versi, per la battaglia antisegregazionista a favore dei neri, riproporrà in maniera tutta sua, tutta diversa, negli anni 60 la battaglia per i diritti civili. Una figura altrettanto importante come il monaco trappista Thomas Merton, impegnato nel dialogo interreligioso, cosa di cui oggi noi abbiamo estremamente bisogno se pensiamo al conflitto di difficile comprensione, prima ancora che di governo, tra l'Occidente e il mondo islamico, non tanto per il mondo islamico ma per le punte radicali dell'islamismo. E poi appunto Papa Francesco citò in quell'occasione Dorothy Day. Ecco, questo poker di figure, Lincoln, Luther King, Merton e Dorothy Day, sono davvero, a mio vedere, a mio giudizio, la rappresentazione più compiuta di una politica, di una proposta politica. Ovviamente Papa Francesco non fa una proposta politica, spetta a noi da laici tradurre questa indicazione in una proposta politica, che tiene insieme questa indicazione, tiene insieme la suggestione del rinnovamento interiore spirituale, perché non c'è
politica, se non c'è inizialmente questo un principio di ispirazione forte, e la organizzazione di un progetto che vada incontro al bisogno profondo della società. Ecco, tu che ne pensi, Caterina? Ma tu hai detto una cosa molto importante, cioè il rinnovamento spirituale. È la base. Dorothy Day, prima di iniziare la giornata, alle 5:30, alle 5, faceva la sua ora di preghiera. E quindi in lei io ho sempre visto molto forte questa connessione tra lo spirito e il mondo. Non è una donna che è staccata dal mondo e dalle problematiche del mondo, anzi affida tutto questo a quella che è la provvidenza. Io ho letto con grande stupore, ma meraviglia proprio, su questi siti, da cui sul sito dove ho raccolto materiale anche per il libro e per altri articoli, come tutti i workers si affidassero alla provvidenza, soprattutto a San Giuseppe, e come arrivassero poi delle cose concrete, pane quando non c'era, alimenti, soldi. Quindi non è che si parla di qualcosa di fantastico, soprannaturale, soprannaturale, no, ma è lo spirituale incarnato nella vita. Allora, se oggi noi ritrovassimo questa voglia di spiritualità, soprattutto io parlo per i laici, ma parlo anche per me come religiosa, ma sarebbe una cosa fantastica nella politica, nel sociale, in tutto. Non possiamo vivere due dimensioni, no? Staccate. È quello che ha fatto Dorothy Day, ha vissuto la sua vita pienamente dal punto di vista spirituale, dal punto di vista sociale e anche politico. Bene. Allora, se tu sei d'accordo, io chiamerei in causa Gennaro Curcio, che tu conosci bene, segretario generale dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain, perché c'è un legame intellettuale tra Dorothy Day e Maritain. Faccio osservare, tra l'altro, che per essere legati all'attualità, il neopresidente degli Stati Uniti, Biden, non ha nascosto mai il debito che ha contratto nella sua formazione con un intellettuale come Maritain. Maritain ha avuto, Gennaro Curcio ce lo potrà dire meglio, un'influenza particolare negli Stati Uniti. Scrisse anche un libro, Democrazia in America, insomma, sull'America, On America, un libro che dà un'interpretazione della democrazia americana tutta originale, forse dopo quella famosissima di Tocqueville, è l'interpretazione che a distanza di 150 anni, grosso modo, fa uno sforzo di rielaborazione del concetto che noi osservatori esterni dovremmo avere dell'America e della sua dinamica democratica. Dunque, ecco, vorrei dire a Gennaro Curcio, Dorothy Day, figura impegnata nel sociale, una, diciamo, travolgente, Maritain è un filosofo, Maritain è francese, Dorothy Day è americana, Maritain però andrà anche lui in esilio in America, sfuggirà perché la moglie Raissa Maritain era ebrea e quindi per sfuggire a pericoli di persecuzione nella fase più cruenta della Seconda Guerra Mondiale fuggì in America, si rifugiò in America come molti altri e insegnò all'Università dell'Illinois a Chicago, non vorrei sbagliare, ma insomma sì, mi pare all'Università di Chicago, senza dubbio, lì conobbe anche tra l'altro un personaggio incredibile che fondò il radicalismo americano, insomma ebbe grande influenza e grandi rapporti. Ecco, come pensi tu Gennaro di legare questa esperienza di Maritain e l'esperienza di Dorothy Day? Qual è la suggestione che ti porta ad indagare, credo, no, in questa giornata nostra, in questa conversazione nostra, le due figure così diverse e così unite? Grazie Lucio innanzitutto per questo invito
che credo sia fondamentale, perché ecco, riflettere su personaggi come Dorothy Day oggi è solamente un aiuto a livello culturale ma anche spirituale. Saluto anche Caterina, carissima amica, insomma, come diceva, non ci vediamo da un po', ma ho avuto modo di avere anche ecco, il suo testo, che ho letto con veramente con molta attenzione. Proprio questo testo credo che ci possa far rientrare in alcune considerazioni particolari, che cito velocemente. Non so, poi sicuramente Caterina potrà aggiungere o dire in più su quello che chiaramente si ritrova, però intravedo nella vita e nella figura di questi due personaggi veramente straordinari nel loro testimoniare, non solo con quello che è un aspetto ideologico che o teorico, ecco, che ideologico è un po' più negativo, ma quello che è stato un loro pensiero attraverso un'attività pratica, un'attività profonda all'interno della società. E Dorothy Day riprende in maniera forte, ecco, credo, alcuni passaggi di Mary Tain. Me ne segnavo quattro, così, tanto per introdurci in questa relazione tra i due personaggi. Ad esempio quello sulla povertà e la miseria è un passaggio particolarissimo, perché credo che entrambi abbiano ripreso, anche Mary Tain poi d'altronde, questo significato, questo senso, ma anche questa differenza profonda che deve esserci tra miseria e povertà. E uno dei, diciamo, sostenitori di questa teoria credo fu proprio Léon Blois, no? Che era un personaggio, ecco, con la femme pauvre, no? Insomma, questo testo molto bello che Mary Tain leggerà. Ecco, lui riprende questa differenza, la differenza tra miseria e povertà. È fondamentale porla come base dei due pensatori, perché credo che sia stato un modo per poter comprendere come la povertà non sia qualcosa di negativo all'interno del loro pensiero, ma come quell'aspetto quasi dell'indispensabile, no? Vivere con le cose più utili, più importanti nella vita. Ecco, il senso profondo della povertà è questo, che si differenzia dalla miseria. Ecco, la miseria è ciò da cui noi dobbiamo allontanarci, ma che addirittura far crescere e far diventare povertà. Come anche i ricchi devono vivere la povertà, che la povertà ha questo senso spirituale profondo che fa crescere all'interno del nostro cammino culturale quello che è un senso di coscienza profondo all'interno della nostra vita. Ecco, allora, questo è un primo punto su cui certamente si sviluppano, ecco, quei due testi anche di Mary Tain, che secondo me ha ripreso in maniera particolare anche Dorothy Day, che sono Amore e amicizia e Riflessioni sull'America, cioè dove ecco, c'è questa riflessione sull'amore, sull'amicizia, un amore che non si ferma solo ad un aspetto umano oppure di contemplazione, ma anzi c'è proprio un passaggio straordinario, cioè come l'uomo possa pian piano innamorarsi dell'umano anche attraverso le passioni che ci appartengono, e sviluppare quest'amore facendolo quasi diventare razionale e poi di contemplazione. Ecco, i poveri diventano questo significato, questo senso profondo di Dio nella vita di Dorothy Day. È quello che Mary Tain in primis, no, pone come riflessione particolare del suo vissuto. Ecco, queste due opere credo saranno sempre importanti per Dorothy Day, come ancora un'opera che addirittura molti rivedono, la stessa Dorothy Day rivedeva come la Bibbia o appunto Strutture politiche e libertà, no, di Mary Tain. Diventa anche quest'opera, questo è un terzo punto, qui rivedo questa relazione profonda, dove
non solo c'è una, diciamo, una riflessione su delle problematiche del tempo, l'antisemitismo, le lacerazioni sulla guerra civile spagnola, eccetera, ma anche quella riflessione sui diritti sociali dei lavoratori che nascono da quel senso di povertà che appunto Dorothy Day poneva, ma che passa attraverso quell'amore straordinaria appunto della riflessione che facevamo prima, cioè i diritti sociali dei lavoratori. Ma da dove nasce questo tema profondo se non da quell'azione anche sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che lo stesso Maritain pone nel 47, in primis diventando quasi, ecco, il padre di questa stessa dichiarazione. Ecco, tutti questi aspetti ci rimandano a quella straordinaria presenza di Maritain, ma anche di Mounier, perché c'è anche questo aspetto della comunità, no? Che lui pone come comunitarismo, Mounier e Maritain, che diventano, ecco, quei punti straordinari su cui si poggiano e si inseriscono la povertà, l'amore, l'amicizia, ma anche quegli aspetti. E voglio, ecco, leggervi proprio questa America, proprio ricordando tutto il lavoro di Dorothy Day, scrive dicendo e citando appunto Una lunga solitudine, no? Scrive: è un fatto che in ogni parte del mondo il regime industriale tende a fare dell'individuo non organizzato e non organizzabile un povero, cioè un assolutamente indigente, la vittima di una sorta di sacrificio umano offerto agli dèi della civiltà. Ciò costituisce per il genere umano l'estrema malattia sociale da curare in ogni parte del mondo a forza di intelligenza e di generosità. Ecco, qui ancora una volta viene appunto posto come profondo senso del vissuto, l'amore verso gli altri, ma ecco, tenendo presente proprio questa relazione profonda con l'altro che diventa sociale, e quel sociale che fa crescere la stessa società nel bene comune. Grazie Gennaro. Intanto saluto Alberto Guasco che ci ha raggiunto, non era previsto, aveva difficoltà, invece è qui con noi, poi naturalmente lo chiameremo in causa. Abbiamo visto il suo filmato, 15 minuti di racconto denso, molto significativo. Parlavamo poco fa appunto di Maritain in America, lo ha ripetuto e lo ha illustrato bene Gennaro, appunto Maritain che incontra Alinsky a Chicago, questo personaggio incredibile, fondatore del, appunto, come dicevo prima, del radicalismo americano, il sit-in, la protesta attraverso il sit-in, lo inventa Alinsky, e questi due personaggi, un filosofo, un tomista come Maritain, si innamora di Alinsky, lo definirà curiosamente un tomista della strada. Cioè, tu, Alinsky, sei un tomista della strada, io sono un teorico, tu sei un tomista della strada. Una cosa molto bella. Ecco, volevo chiedere però, su questa pista qui dell'impegno teorico che si fa prassi, vorrei chiedere a Caterina, ma non ti viene voglia di chiedere a tua volta ad Antonella Sogna, un sindacalista, che cosa ne pensa di Dorothy Day? Sì, voglio, anche perché mio padre era sindacalista, solo che non era della CISL, era socialista, ma comunque la difesa degli operai è la cosa fondamentale. Allora volevo chiedere al dottor Assogna, della Fondazione Tarantelli, quali sono i rapporti tra la CISL e questo pensiero, il Catholic Worker Movement. Grazie, dottor. Prego. Grazie a voi, grazie a Lucio, grazie a tutti i partecipanti. Beh, intanto parto da una riflessione che faceva proprio Suor Caterina sul radicalismo cattolico della Dorothy Day, di questa figura affascinante che coniuga il cristianesimo proprio attraverso la condivisione delle sofferenze del movimento operaio, insomma delle povertà
nella civiltà industriale statunitense. Questo mi affascina molto, questo personaggio, e lo riporta anche ad altri personaggi che nel cattolicesimo europeo, italiano, francese, hanno vissuto questa radicalità attraverso la condivisione. Ecco, farei proprio un paragone molto vicino all'esperienza della CISL, che è riportata anche in un libro che Edizioni Lavoro, le edizioni vicine alla nostra organizzazione, ha scritto un ricercatore della Fondazione Tarantelli Centro Studi CISL, Francesco Lauria, che parla proprio del filo teso fra Fiesole, cioè il famoso centro studi della nostra organizzazione, e Barbiana, la comunità di Don Milani, dove anche lì veniva vissuta questa radicalità del cristianesimo, del cattolicesimo, e dove molti quadri della nostra organizzazione, soprattutto toscana, si formarono. Bene, l'esperienza di Don Milani si accomuna molto all'esperienza di Dorio Tidei, ovviamente in contesti diversi, in contesti sociali diversi, ma che però fanno evidenziare proprio questo valore, che è quello della condivisione e della autonomia del movimento operaio, della rivalutazione di queste figure che sono ai margini della società, ma non attraverso una visione di trasformazione dello Stato, come magari una visione socialista o comunista, dove spesso è rivolto lo sguardo quando si parla del movimento operaio, ma esiste una tradizione molto significativa, che è quella del cattolicesimo e del riformismo, impegnata nel sindacato, che invece vede una rivisitazione, quindi del sistema democratico occidentale, dove i lavoratori diventano protagonisti. Ecco, qui è l'esperienza della CISL che più si avvicina al movimentismo, anche se vogliamo, di Doro Tidei. La CISL ha sempre visto i lavoratori come protagonisti dentro la società, anche attraverso il suo pragmatismo, perché è un'organizzazione non ideologica, confessionale, non ideologica, ma con delle proposte molto concrete che tendono proprio a significare l'importanza che dà al mondo del lavoro, ai lavoratori, agli operai, ma tutti, agli impiegati, la nostra organizzazione. Ricordo che sin dai tempi dei primi anni 50, quando il famoso Consiglio Generale di Ladispoli, per chi conosce la storia della nostra organizzazione, la CISL vede proprio nel protagonismo dei lavoratori la svolta della democrazia nel paese. Infatti lì inizia il percorso che avrebbe dovuto portare i lavoratori a partecipare alla gestione delle imprese, cosa che purtroppo, prevista dal nostro articolo 46, non si è mai realizzata, del 46 della Costituzione, non si è mai realizzata, ma che comunque diventa di nuova attualità, soprattutto in questo periodo della pandemia, post-pandemia, quando lo Stato immette nei capitali delle imprese tanti soldi pubblici. Ecco, queste sono esperienze che vanno vissute con pragmatismo e soprattutto con una strategia complessiva. La nostra organizzazione ne parlò 60 anni fa, 70 anni fa, proprio in una visione carismatica che l'organizzazione ebbe e che continua ad avere nel movimento sindacale italiano. E vorrei citare anche le esperienze di molti preti operai che nella nostra organizzazione hanno avuto grande risalto, ma anche l'esperienza di una parte definita della sinistra della CISL, che ha convissuto molto con il radicalismo cattolico. La figura di Pier Carniti è stata piuttosto emblematica, ma anche altre figure, soprattutto nei territori, che hanno caratterizzato la storia di questa organizzazione. Io l'ultima riflessione la farei anche con un'applicazione pratica di quelle che sono le scelte della nostra organizzazione. Negli anni 60-70, uno dei teorici fu Enzo Scotti, la CISL propose il cosiddetto risparmio contrattuale dello 0,50, cioè destinare fondi del rinnovo dei contratti nazionali a fare opere di sussidiarietà o addirittura entrare nel capitale delle aziende attraverso questi fondi. Purtroppo l'opposizione
di un atteggiamento ideologico della sinistra italiana in particolare impedì questa operazione. Però ecco, la carne viva dell'esperienza di Dorothy Day la ritroviamo in molte esperienze dei nostri singoli dirigenti che hanno vissuto la quotidianità nella CISL. Bene. Antonello, hai studiato, come si suol dire. Vedo che hai recuperato dalla memoria collettiva della CISL, dell'esperienza cislina, molte suggestioni interessanti. Ecco, visto che ci ha raggiunto Alberto Guasco, vorrei chiedere a lui una mia curiosità, devo dire, ma spero che sia una curiosità di tutti. È strano il fatto che un racconto di una figura cattolica così radicale, intransigente, originale, trasgressiva anche, venga proposto dall'Istituto Salvemini. Salvemini è un grande intellettuale, ma insomma, diciamo, di appartenenza laica, ecco, di appartenenza vicina, certamente. Pensiamo al rapporto che ebbe Sturzo con Salvemini, indubbiamente un rapporto fecondo, però insomma due figure, Sturzo e Salvemini, che hanno lavorato, diciamo, nei loro rispettivi campi in parallelo, due culture, due radici culturali importanti, ma distinte nella loro complementarietà. Come mai l'Istituto Salvemini ha ritenuto importante e significativo riproporre la figura di Dorothy Day? E qual è l'approccio del professor Guasco, ecco, a questo personaggio, a questa straordinaria donna del nostro Novecento? Sì, ma allora, in realtà l'Istituto Salvemini ha presentato questo progetto di donne e pensiero politico dedicato ad oltre 50 pensatrici dal Settecento a oggi, e il curatore Federico Troccini, un amico, si è reso conto per l'appunto che, diciamo, la parte cattolica era piuttosto trascurata, per non dire assente, sempre per ragioni ideologiche. Allora, per onestà intellettuale salveminiana davvero, mi ha chiesto di pensare a un paio di figure, e quindi la prima è stata assolutamente Dorothy Day. La seconda è stata Amelia Podetti, per coprire l'area sudamericana e anche per le influenze che ha avuto e ha su Papa Francesco. Dal mio punto di vista, ci sono due cose essenzialmente da dire. Primo, c'è un'attenzione storica in sé a una figura che è stata una grande protagonista del cattolicesimo americano di quel tempo, e che però è stata anche obliata, spesso ridotta a santino femminista dal cattolicesimo stesso, e che invece, seconda dimensione accanto alla ricerca storica, a mio avviso offre spunti di non solo di riflessione, ma spunti di azione al presente, e ne dico tre o quattro, così completo insomma la mia risposta. In primo luogo c'è proprio la sua specifica parabola storica, che è sempre più chiara se noi andiamo a vederci i documenti della Marquette University, laddove ci sono le carte del Catholic Worker, tutte disponibili online, sia della Day, ma sia anche di Peter Morin, i cui diari, i cui carteggi sono in corso di progressiva pubblicazione. Quindi questo interesse storico c'è. Poi c'è la memoria viva del Catholic Worker Movement, che se non sbaglio ancora oggi può contare su circa 200 case aperte nel mondo, per la maggior parte negli Stati Uniti. Poi c'è la memoria della Chiesa, che sì, è arrivata a proclamarla serva di Dio nel 2000, però sappiamo bene che c'è anche chi ha storto il naso di fronte a questo tentativo, e pure lei nel suo famoso Don't Call Me a Saint, non chiamatemi santa, probabilmente non l'avrebbe apprezzata,
però io richiamo, come dire, a testimonianza e incarnazione di questo episodio, il discorso che Papa Francesco ha fatto al congresso il 24 di settembre del 2015, e sembra una vita fa, mettendo il suo nome accanto a quelli di Martin Luther King, di Thomas Merton e via dicendo. E poi, a mio avviso, e qui forse entro in una dimensione davvero contemporanea, ci sono le domande scomode che la biografia, ma anche la fede della Dei, è in grado di porre al cristianesimo del nostro tempo e ai diversi pervertimenti a cui è sottoposto e da cui è minacciato a ogni latitudine. Che cosa voglio dire? Che negli anni di una crisi economica mondiale spaventosa, quale quella di fine anni 20, inizio anni 30, foriera di guerra, sappiamo bene da dove parte, come dire, l'itinerario che arriva alla Seconda Guerra Mondiale, con le sue case d'accoglienza, la Dei e i suoi furono davvero in grado di praticare un'accoglienza, mi verrebbe da dire, nel vero senso del termine, di stampo benedettino, e in questo modo sì, di aprire alla Chiesa le vie del futuro. Allora, in un nostro presente che spesso è un presente fosco, simile anni 30, potrebbe essere un esperimento di nuovo possibile, o l'unica via resta quella dell'arroccamento identitario, che mi sembra che da Masada in avanti non abbia funzionato così bene? La stessa, tra l'altro, proposta da Rod Dreher nel suo sciagurato volume L'Opzione Benedetto. E ancora, la Dei, siamo già negli anni 50 essenzialmente, riuscì a comprendere che una fetta del cristianesimo del suo tempo, iniettato di anticomunismo e di militarismo, altro non era che una religione di facciata, e per quanto poté lo mise in crisi. Allora, sarebbe possibile fare altrettanto con i diversi cristianesimi di facciata dei nostri tempi, compreso quello professato dall'inquilino appena sfrattato dalla Casa Bianca? Perché se è stato sfrattato lui, non è scomparsa e non sono scomparse le ragioni che l'hanno portate lì. Quindi credo che il mio interesse essenzialmente si motivi con questo pacchetto di motivi. Grazie, professor Guasco. Beh, interessante questa puntualizzazione, no? Dobbiamo arroccarci nell'identitarismo o dobbiamo invece giocare in campo aperto? Dobbiamo lasciarci intrigare dalla realtà oppure dobbiamo opporre una nostra visione tutta irrigidita, imbalsamata quasi, no? Contro questa realtà. Ecco, siamo un po' a chiusura. Mi verrebbe voglia di dire a Caterina, visto che è lei il nostro termine di riferimento della discussione odierna, se ti viene voglia, se le viene voglia di riscrivere il libro, viste, ma sarebbe troppo presuntuoso da parte mia e da parte nostra, però non dico di riscrivere il libro, ma rileggendo questo tuo saggio, e che invito tra l'altro gli amici ad acquisire perché è fatto molto bene, vorrei anche dirti, insomma, ma come possiamo in questa vicenda attuale, prima parlavamo del confronto tra la crisi del 29, la grande crisi del 29, da cui esce un disegno straordinario che è quello del welfare state, il New Deal americano che diventa un programma dopo la Seconda Guerra Mondiale per tutto l'Occidente, con il piano Marshall, la ripresa dell'industria, dei commerci, con un sostegno implicito del pensiero democratico, perché tutto questo si lega a un pensiero democratico che si fa esperienza viva e magniloquente, cioè come architettura dell'Occidente democratico dopo la tragedia dei totalitarismi e nella sfida tra democrazie occidentali, appunto, e comunismo sovietico. Ecco, oggi Dorothy Day, io credo, e lo domando a Sor Caterina per concludere questa nostra conversazione, qualcosa ci può dire, perché lei è vissuta dentro quella crisi, l'ho detto all'inizio, è vissuta dentro questa
crisi tremenda, fatta di sofferenze per le famiglie, la disoccupazione, la miseria, la povertà. Ecco, oggi noi speriamo di non arrivare a quel grado di difficoltà, però è chiaro che la crisi rimette in discussione soprattutto le divaricazioni tra chi ha e chi non ha, le diseguaglianze, le sofferenze, questa globalizzazione che ha fatto uscire dalla miseria tanti milioni di esseri umani in giro per il mondo, nella parte più debole del mondo, ma ha anche creato tensione enorme in Occidente. Dorothy Day è figura radicale. Questa radicalità, Caterina, ecco, come la interpreti, come possiamo interpretarla nella società e anche nella Chiesa oggi? Dunque, innanzitutto grazie al professor Guasco, perché ha detto delle cose giustissime, bellissime, che io sento profondamente. Una cosa voglio dire, è l'identità. Io non penso che, diciamo, giocare sull'identità, vediamo un po' se riesco brevemente. Io non voglio perdere la mia identità di cattolica, ma questo non significa che io mi debba mettere in determinate posizioni come, scusate, me lo dico, il cattolicesimo di oggi, che è, come ha detto insomma, anche credo il professore, cioè alla fine siamo, lo ha detto Papa Francesco, siamo in un cristianesimo di facciata, e io lo vedo tutti i giorni, e guardate che si vede anche, anche nella vita consacrata, purtroppo è così. Quindi Dorothy Day è per me in questo momento una colonna alla quale aggrapparsi, come esempio di donna che ha amato profondamente Dio, ha amato profondamente gli altri, ha criticato la Chiesa, ma di una critica non come quelle che oggi si sentono in giro, no? Tanto per criticare. Ma ha detto, guardate, ma perché i sacerdoti arrivano a New York e vanno a Waldorf Astoria quando c'è gente che muore di fame? E potrei dire tante, tante altre cose. Quindi io credo che i cristiani oggi, i cattolici in particolare, e i laici, ma non solo i laici, dovrebbero proprio specchiarsi in questa donna, che ci può dire tantissimo. Io l'ho studiata e come diceva Lucio, non è tanto questione di riscrivere un libro, ma io sto pensando ad un libro dove riproporre tre o quattro figure di donne, tra cui Dorothy Day, per un po' riportare una visione del cristianesimo che sia veramente centrata su Cristo e sul Vangelo. Per cui Dorothy Day oggi si può dire tanto, ma tantissimo, però ci vuole anche la volontà di essere radicali, non radicalisti o cadere nei radicalismi, no? Ma essere radicali nelle scelte. Cioè, per me Dorothy Day è stata la donna del Vangelo che ha detto sì sì, non no. E credo che oggi bisogna cominciare a fare così, o sì o no, non il famoso ni, no? Che ci tiene in sospeso. Io direi tantissime altre cose, ma il tempo è quello che è. E comunque vi ringrazio veramente Lucio per avermi dato questa opportunità bellissima. Spero che si possa ripetere anche con altri personaggi. Questo è quanto, insomma, non voglio trattenere. Grazie. Grazie veramente. Grazie Caterina. E allora siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio della partecipazione diretta anche l'amico Marcello Brandi. La volta prossima gli daremo la parola. Ringrazio il mio amico, il nostro amico Franco D'Andrea, che ci segue e ci aiuta in questo nostro lavoro. E direi, se la regia è d'accordo, di inquadrare Davide Tesoriere per un saluto che può dare, e anche Nicola Lori, così i nostri amici che hanno gestito la regia di questa nostra conversazione possono essere conosciuti da coloro che ci vedranno, che ci hanno visto e che ci vedranno, perché naturalmente su YouTube questa trasmissione, questo messaggio che noi abbiamo cercato di articolare verrà riproposto. Nicola, ti sei fatto vedere in chat? Non ti vedo ancora. Sì, io
In realtà penso sono visibile. Adesso sì, sei visibile, quindi puoi dare. Ok. No, tutto bene, tutto è andato bene, argomentazioni molto interessanti. La funzionalità della trasmissione è andata benissimo, quindi bene, non posso dire altro. Bene. Saluto a allora, tutti. Grazie a tutti veramente e a presto, perché analoghi colloqui possono essere fonte di grande rimotivazione del nostro progetto culturale e politico. Grazie e a presto. Sempre. Grazie a te, bravo. Ciao Lucio. Ciao.